Bene, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare un po' a parlare di allenatori. Quest'oggi andiamo comunque a parlare un po' di allenatori in giro per il mondo, in Italia e non solo, e due o tre notizie comunque qua e là molto molto intriganti. Infatti partirei subito comunque con il parlare, come dicevo, di allenatori un po' in giro per il mondo. E partiamo dalla nazionale turca, perché Kunz è il nuovo CT della nazionale turca. Nazionale turca che ha esonerato l'ormai ex CT qualche settimana fa, e aveva comunque anche già fatto c'era non tanto la federazione turca, quanto c'erano già delle indiscrezioni comunque su un possibile approdo sulla panchina della nazionale turca da parte di Kunz, che è comunque un allenatore, è un ex CT dell'Under 21 tedesca, quindi stiamo parlando comunque di un allenatore non pescato a caso. Allenava, la Germania Under 21 fino a qualche tempo fa, con cui ha vinto l'Europeo. Io vi ricordo che a giugno ha vinto l'Europeo Under 21 con la Germania, un allenatore comunque molto intrigante, rampa di lancio, sta facendo molto bene. E attenzione, perché secondo me può far bene. Comunque la Germania Under 21 è sempre espresso un calcio molto interessante, e comunque con una squadra che secondo me sulla carta era inferiore a quella del Portogallo, comunque ha vinto in finale col Portogallo Europeo Under 21 di quest'anno, stiamo parlando di giugno 2021. E detto questo, comunque un allenatore molto molto interessante, che va in una nazionale turca che sta facendo molto male, viene da un europeo scandaloso, da comunque degli anni un po' di fatica, e comunque con una squadra valida, perché la nazionale turca sulla carta è una squadra molto valida, con qualità tecniche molto importanti, e di Undercia, no? Glusoyunku in difesa, ma c'è tantissimi giocatori che sono veramente veramente forti. Lo stesso Yokuzlu a centrocampo, ma Yilmaz, ma ragazzi, ma c'è veramente tanti giocatori forti, e una squadra che sicuramente non è una squadra che può fare quel tipo di europeo lì. Secondo me con Kunz, che è un allenatore giovane, in rampa di lancio potrebbe far molto bene, quindi attenzione a lui, e comunque attenzione poi alla Turchia, se riuscirà a qualificarsi in mondiale, o comunque attenzione alla Turchia per le prossime gare, perché secondo me con lui può far molto bene. Detto questo, però, parliamo un po', anche di campionato arabo, dell'Arabia Saudita, perché è ufficiale l'esonero di Menezes da parte dell'Al Nasr. Stiamo parlando comunque di una squadra che punta ad obiettivi importanti nel campionato arabo, e Menezes quindi lascia, viene comunque esonerato dopo comunque la brutta prestazione offerta contro la l'Ittihad, squadra comunque sempre del campionato arabo, ovviamente. E prestazione che è sconfitta interna, che ha portato all'esonero comunque di Menezes, una Nasr che è partito abbastanza col freno a mano tirato questa stagione, e di conseguenza comunque è arrivata questa decisione di esonerare il mister. E quindi questo è. In realtà non è l'unico esonero, perché tornando in Italia è ufficiale l'esonero di Filippini da parte della Pro Sesto, quindi Pro Sesto che ufficializza questo esonero dopo comunque sole 4 giornate, perché se non mi ricordo male, in Serie C hanno giocato solamente 4 partite, e la Pro Sesto comunque è ovviamente in Serie C nel girone A, e ha giocato comunque 4 partite. Dopo comunque 4 partite in cui sicuramente non si sta facendo granché, anche perché attualmente la Pro Sesto è al terz'ultimo posto in classifica con un solo punto raccolto dopo 4 partite, quindi sta facendo molta fatica. Diciamo che sta un po', sta un po' comunque facendo. Diciamo che alla fine sembra paradossale, ma il problema qui è poi stato incredibilmente Parravicini, perché Parravicini, ex senatore della Pro Sesto, con cui ha fatto molto bene l'anno scorso, è andato a Renate. Renate l'ha esonerato dopo 3 giornate, praticamente dopo 2 giornate è arrivato Cevoli, che ha fatto 7 punti in 3 partite con il Renate, ha fatto qualcosa di straordinario. In realtà mi sembra che Parravicini a Renate sia durato una partita, se non mi ricordo male. È arrivato Cevoli, ha fatto molto molto bene con il Renate stesso, e Parravicini, ex Pro Sesto, comunque che ha lasciato la Pro Sesto per andare a Renate, ha lasciato la Pro Sesto a Filippini, praticamente. Filippini, che è quindi si è approdato sulla panchina della Pro Sesto, esonerato dopo, diciamo, dopo comunque pochissime giornate. Quindi c'entra sempre Parravicini, in questo caso la sua ex squadra. Quindi Filippini viene esonerato, forse scelto un po' prematura, anche in questo caso, comunque il discorso che ho applicato alle squadre di Serie A, ma che comunque si applica un po' a tutte le squadre che decidono di esonerare i mister in questo periodo di campionato. Va bene che dopo 4 giornate si è fatto un solo punto, ci sono dei problemi, però onestamente non so se sia la scelta migliore esonerare subito l'allenatore, perché cioè,
Poi si crea anche un po' magari nel caos uno spogliatoio. Adesso dipende anche da chi arriva, perché si fanno comunque diversi nomi. Ho letto in giro che si parla di Madonna, si parla soprattutto di Banchieri, ex allenatore del Novara, molto interessante per la categoria. È un allenatore comunque di livello importante. E se arrivasse Banchieri, sicuramente la Pro Sesto può rialzarsi tranquillamente. Vedremo un po'. Comunque sono diversi nomi in giro molto intriganti, però in questo caso, in questo senso, allora, attualmente la squadra è affidata al secondo di Filippini, quindi Di Gioia, che adesso è il mister ad interim della Pro Sesto. Adesso bisogna semplicemente aspettare l'ufficialità del nuovo mister, che ripeto potrebbe essere Banchieri, secondo le descrizioni comunque delle ultime ore. Si parlava anche di Troisi, ex senatore del Mantova, tra le altre. Ma in questo momento sembrerebbe essere Banchieri il predestinato. Detto questo, però, anche in casa Fermani ci sono delle novità importanti, perché Domizzi viene non esonerato in questo caso, ma rassegna le sue dimissioni. Quindi non è più l'allenatore della Fermana, si dimette ufficialmente. Un Domizzi che era arrivato comunque a Fermo per poter far bene la vera e propria prima esperienza da allenatore, dopo che nelle ultime giornate l'anno scorso aveva salvato il Pordenone in B, tra l'altro con l'ultima vittoria in casa con il Cosenza per 2-0, e a parte questo era sceso in Serie C per poter intraprendere un primo vero progetto, diciamo, da professionista, se vogliamo dire così. E questo primo progetto, diciamo, che va un po' a farfalle, perché dopo comunque pochissime giornate, nello specifico anche in questo caso 4, per una Fermana che vi ricordo milita comunque nel girone B di Serie C, dopo 4 giornate il buon Domizzi si dimette, tra l'altro dopo la pesante sconfitta in casa subita 4-0 contro il Modena. Modena sicuramente più forte, ma un 4-0 è evidentemente inaccettabile per una squadra che non risponde presente sul campo, e quindi è un allenatore che ha deciso di dimettersi. Quindi diciamo che questa è una situazione diversa rispetto agli esoneri, però rimane il fatto che comunque ci sono dei problemi se un allenatore si dimette. In questo caso, anche comunque per quanto riguarda la Fermana, un punto raccolto in sole 4 partite. E adesso comunque una Fermana che ha comunque è vicina comunque all'ufficializzare il nuovo mister. Anche in questo caso sembrerebbe esserci uno molto vicino. Si parla di Riolfo, mister comunque di sicuramente livello per la categoria. E vediamo un po', comunque una Fermana che sembrerebbe essere vicina a chiudere per lui, per quindi Riolfo, e per quindi concludere anche questa questione qui, per ripartire comunque già dalle prossime giornate cercando di recuperare un po' quello che si è perso in queste prime 4 partite, con ovviamente tantissimo tempo per poter recuperare, comunque per poter intraprendere quello che è conti fatti un nuovo progetto, perché ovviamente il protagonista, cioè il mister, è nuovo. A questo punto mi fermo, ci vediamo con un prossimo video. Ciao ragazzi!